Tifosi di Oli e Benji, tanti auguri di buone feste e bentornati sul mio canale. Oggi, oltre a parlare di Oli e Benji, voglio fare un esperimento con voi. Durante il video proverò a forzare l'algoritmo di YouTube, inserendo parole chiave di tendenza, così giusto per vedere se funziona. E qui comincia la vostra parte. Provate a indovinare tutte le parole chiave e scrivetele nei commenti. Vediamo se siete attenti. Ma adesso basta con queste canzoni di Natale e cominciamo. Nello scorso episodio la New Team aveva pareggiato con il famoso tiro effetto di Oli. Sta producendo i suoi effetti e il... Portiere non riesce a respingere la palla. Per adesso la finale è sull'1-1. Reagisce quindi la Toe, giustamente, con Mark Landers, che, come in ogni fase difensiva, viene affrontato da quattro giocatori. E fanno bene, perché così Mark è costretto a passarla a quella mezza calzetta di Milton, un individuo che non sa nemmeno dove abita. Cioè, Milton è talmente scarso che si fa rubare il pallone da Johnny Mason. Johnny Mason! Che per chi segue Olly e Benci sa benissimo che Johnny Mason è più scarso dell'acqua nel deserto Mason passa sulla destra per Atton che aggancia riparte così la new team con Olli supera facilmente i difensori ed arriva solo al limite dell'area arriva solo al limite dell'area Signor telecronista, io e lei abbiamo un'idea molto diversa della parola solo. Arriva solo, al limite dell'area. Non è solo, io vedo difensori. Cosa sta dicendo? Ti dobbiamo permettere di tirare di nuovo. Adesso sono in 6, addirittura. In pratica, più del 50% della squadra. Holly passa a Ted Carter che crossa. E come già citammo nello scorso episodio, il fuorigioco è un optional in questa finale. Atto. La palla è altissima, salta Holly, salta Ed, che ha i guanti nuovi e quindi ha deciso di non sporcarli e in uscita ci va con la gamba. Pol tosto casino ste rovesciate incrociate spettacolari e la lisciano tutti e due. Fail! Cadendo così da un'altezza di circa 12 metri. Ah, 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 ah. I due sono a terra, quindi la porta è vuota. Ed ora non posso sprecare questa occasione. Ci prova Johnny Mason, che è famosissimo per non riuscire a segnare manco quando la porta è vuota. <ride> Mello salva la sua porta ma Infatti, manco stavolta ce la fa. Arriva Danny Mello e la devia di testa, porca Eva. Se non fosse intervenuto il numero 15 della New Team, Mazza avrebbe sicuramente segnato. No, è il numero 15 della Toh che ha salvato il risultato. Signor telecronista, io capisco che quelli della New Team sono imbecilli, ma non a tal punto da salvare i gol della propria squadra. Tra l'altro ancora mi chiedo perché hanno convocato a Johnny Mason e non ad Arthur Foster! Fanno cagare entrambi, ma almeno con Arthur ci facevamo due risate! Su quanto è scarso Johnny Mason, io chiederei un commento a Pippo Ravioli in diretta dallo stadio. Vai Pippo! Sì Dario, grazie della linea. Qui è Pippo Ravioli munito di copricapo natalizio in diretta dallo stadio ad assistere alle prodezze di Johnny Mason. Mm, mi sa che ti stai confondendo Pippo. La prodezza l'ha fatta Danny Mello salvando il risultato. No no, io apprezzo proprio Johnny Mason... Come vorrei essere un goleador come lui? Per essere goleador, si presuppone che tu faccia dei gol. Sei il mio idolo, Johnny Mason! Chiederò a Babbo Natale il tuo autografo! Come fai a dirlo? Dimmi una cosa buona che ha fatto Johnny Mason in tutta la sua carriera! Sai perché mi batte il corazon! Ho visto Johnny Mason, ho visto Johnny Mason. Vabbè, l'abbiamo perso, Johnny Mason. Arriverà il giorno che non ti prenderò in giro. Abbi Fedez, uè papà, ma quella maglia? Quale questa? Sì, sì, è proprio bella. Ah, grazie, sappi che maglie di cartoni, serie TV, film e videogiochi le trovate sul sito Pumpling e costano veramente poco, tra l'altro. E vabbè, ma tu lo fai perché ci devi speculare, no? Grazie, ma in realtà non più di tanto. Il sito è veramente una figata e le maglie non costano nulla. E tra l'altro, se inserite il codice DarioA4, le pagate anche il 15% in meno. Link in descrizione. Come ti senti, eh? Hai fatto proprio una brutta caduta. Intanto Ed Warner sembra aver accusato la caduta. Ah, eh. Ti fa male la spalla? No, la mia faccia dolorante e il fatto che mi tocco proprio la spalla sono segni evidenti di dolori mestruali. E tra l'altro Ed Warner ci racconta che è la stessa spalla che si spaccò da piccolo per salvare un cane. Guarda caso da cosa? Dal solito fottuto furgone giapponese. Intanto... Complimenti all'autista del furgone, che era a 40 metri, il cane era fermo, non l'ha visto, ci è dovuto andare vicino per frenare: genio. Ma poi dico io: gli incidenti in Giappone, mai una macchina, una motocicletta, no! sempre sti furgoni! Abolita i furgoni in Giappone, per carità! Si riprende a giocare con un calcio d'angolo per la new team. Cross di Ted Carter: saltano 4 giocatori della new team, ma vengono anticipati da Ed Warner. Come andrà a finire quest'uscita? Semplice, un ammasso di demenza. E ti siete troppi! Ed cade a terra dolorante. Buttate il pallone fuori, cavolo! Un po' di fair play, per favore! Almeno tu, Holly, che sei il portavoce della sportività in questo cartone! Il ah. e colpisce di destra con ah. tutta la sua forza! E niente, tutti pezzi di merda, anche Holly. Ma la palla finisce alta ringraziando il karma. Come ho potuto sbagliare? Un gol a porta vuota. N non lo so, chiedi a Johnny Mason ha una laurea d'onore in questa disciplina. Chiedo un commento a bordo campo al nostro Antonello Fogna. Oggi ti lascio parlare, racconta come ha fatto sbagliare Holly. E Holly! Hey, Ottima analisi tecnica. Prima ho sbagliato il tiro in porta, ma non mi do per vinto. L'azione successiva è ancora della New Team con Holly che affronta Mark Lenders pensando alla loro eterna rivalità. Mark, ormai siamo me contro te. Lo supera con un pallonetto ma Mark lo intercetta con una rovesciata. Lenders tenta una rovesciata e vi riesce! Uh -huh. Verso Eddie Bright che colpisce di testa. Stavolta è gol, Eddie! Ma no, questo è un un copione letto e riletto, non dovete dirlo, altrimenti la palla va, va sul palo! Appunto! Intanto Bob Dre Intanto Bob. De Bob Dylan. Intanto Bob Denver lancia Holly, affrontato ancora da Mark Lenders. Lo sai quello che voglio, Atton, vero? Una casa al mare, un harem pieno di donne facili, un milione di bitcoin, il fascino di Arthur Foster. No, 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 non lo so, diccelo tu cosa vuoi. Comunque, Holly, che è stupido come un mullo della Mongolia, è consapevole del suo dolore alla caviglia e prova comunque di nuovo a saltare Mark. Oh no, Holly! E ovviamente Mark, non si ferma, figurati, lui continua! E questa sportività innata è frutto di anni e anni di addestramento dal monaco Shaolin buddista Jeff Turner! Altro che Gandhi! Jeff Turner! Maestro del Galateo e delle buone maniere. Sì, sì, lo so, in questa immagine sembra che picchi Mark Landers con un bastone, ma è tutto finto. In realtà, Mark era appena stato morso da una letale zanzara del Monte Fuji. E sappiamo benissimo che per salvargli la vita servono degli innocui colpetti con un manganello sulla spina dorsale. Quindi, grazie Jeff Turner, che hai sempre trattato bene, Mark. Antonello, secondo te Mark come dovrebbe reagire a tali cose? Eh, Mark! Su questo abbiamo due idee diverse. Mark viene affrontato da ben cinque giocatori della new team e così prova il suo potente tiro della tigre. Siete in cinque davanti a lui, almeno uno! Che prova a deviarla! Uno! Si scansano tutti! Bravi! Bravi come i pro player di Fortnite che evitano i cecchini e poi muoiono male. Complimenti! Il tiro sta per finire in porta! Riuscirà Alan Crocker a palarlo? E eh, a palate! Riuscirà Alan Crocker a pararlo? Lo sapremo nel prossimo episodio! Ragazzi, è arrivato il momento di leggere il commento più bello sotto al video originale. Non fanno mai un tipo a giro dall'angolo! <ride> Amico mio, io lo so che tu volevi dire un tiro a giro, ma quando ho detto un tipo a giro, ho immaginato uno che gira su se stesso tipo kebab. Io ho cominciato a ridere così senza motivo. Sì, lo so. Ho dei problemi. Criptovalute! Questa non sapevo proprio come inserirla, ma dovevo metterla. E si chiude così questo 109 episodio di Ollie e Benji. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi e attivate la campanella per sapere quando uscirà un nuovo video. Un grazie veramente, ragazzi, proprio dall'anima bella a tutti coloro che mi supportano con gli abbonamenti. E momento marchetta, vi ricordo che con soli 2 euro potete guardare i video in anticipo di almeno un giorno e partecipare alla videochiamata che faccio con gli abbonati su Discord. Un grazie speciale va a tutti gli abbonati livello 2. Parlo di Matteo Tondini, Federico Soggiu, Massimiliano Sonsogno, Vincenzo degli Abruzzi, Cristina Marello, Blade Thunder, Dimitri Manzambi, Giunicolini, WarGDR, Rex Carta e chi più ne ha più ne metta. Noi ci vediamo al prossimo video sempre qui sul canale di Dario Augusto Quarto. Ciao! Let it snow, let it snow, let it snow As vibe this rides goversmurf Raj Vadigan Rath Smurf Rasigel's Let it snow, let it snow, let it snow